3 anni e mezzo andai a finire a Torino perché mio padre era stato trasferito a Torino. E ho vissuto un anno a Torino, poi siamo stati trasferiti in Sardegna, a Sassari, e sono stato 4 anni a Sassari. Ho avuto il tifo che sembrava che andasse nella meningite e fosse un pochino accennato perché certe idee pazze le ho avute in seguito. E poi dopo siamo tornati a Bologna, dopo ho fatto il liceo classico e poi mi sono laureato nel 1950 presso l'Università di Bologna. Dopodiché ho cominciato a frequentare alcuni posti di lavoro e ho cominciato a fare anche la professione perché mi sembrava che fosse la cosa più adatta a quella che era il mio spirito. E così, facendo la professione, sono entrato anche nel campo del tribunale come perito e ho fatto alcune centinaia di perizie anche all'estero. Ho fatto moltissimi collaudi delle strutture perché la mia passione, diciamo, è il cemento armato e infatti come calcolatore del cemento armato ho avuto un certo successo. E invece l'idea dell'isola mi venne perché l'Italia era molto ristretta dentro alle varie parrocchie e le varie cose della religione e io invece sono sempre stato un liberale fin dall'ossa. Come io per esempio non capisco come in Italia per esempio uno è proprietario di un terreno e non ci può costruire quello che vuole. Che ci siano delle leggi che ti limitino le distanze eccetera, più che giusto, ma però che uno in proprio territorio perché non c'è un piano particolareggiato non si riesce a costruire quello che uno vuole, è assurdo. Se uno è proprietario di terreno può anche costruirci una casa. Io dopo il fascismo ho votato solo 2 volte, una volta per il sindaco qui Bassaloca e una volta per, non l'ultima, per Berlusconi, perché credevo che fossero degli artefici di libertà, mentre invece mi sono trovato che... Ho fatto vari esperimenti perché si era anche pensato di utilizzare l'isola aspirando la sabbia del fondo marino in maniera da fare una specie di montagnetta, però i volumi erano tali che non era possibile utilizzarla. Poi è stato fatto anche un esperimento proprio di costruzione di pali in cemento con, diciamo così, erano quadrotti con dei 4 fori dove andavano dei ferri in maniera da fare il palo, diciamo così, in più pezzi, eccoci, come facevano una volta in Grecia, per esempio, le colonne dei templi greci hanno una spina centrale e sono fatti di tanti pezzi, però non era fattibile anche perché il mare è sempre mosso, non si riusciva. Si furono fatti vari esperimenti per fare la cosa più semplice. Dopodiché si pensò allora alla template. L'idea, diciamo così, del brevetto era che non c'era bisogno di sommozzatori, non c'era bisogno di personale specializzato per portare la template in navigazione fin sul posto dove si poteva lasciare e poi per tutto quanto il lavoro di messa degli aghi di tubi era fatto a superficie, non era fatto sotto, mentre invece quelli che fanno adesso sono tutte con i sommozzatori e quindi costano l'ira di Dio. Infatti le spese non furono, credo che sia stata una perdita di una trentina di milioni di allora, quindi non... si lavorava praticamente 3 giorni alla settimana, perché c'era sempre difficoltà di attraccare, di scaricare il materiale, una cosa e l'altra, quindi i lavori procedevano molto lentamente. Io andavo giù 3-4 volte alla settimana perché c'erano tante cose da risolvere, problemi, anche perché non era personale specializzato, erano sì più che altro dei pescatori,
Sì, le persone che lavoravano, diciamo, non erano. C'era un muratore, sì, un muratore che era bravo, ma per il resto, poca gente poi, 3-4 persone, non è che ci fosse un cantiere tipo Finsider. Beh, tecnicamente avevamo delle difficoltà quando il mare era un po' agitato, per appunto, cioè, evitare queste turbulenze. Io avevo preso contatto con una ditta dell'Inghilterra che aveva brevettato un sistema per tranquillizzare le acque del mare in una certa posizione, fare uno specchio, diciamo così, di acqua tranquilla. E lo costituiva con dei tubi di plastica che venivano riempiti di acqua dolce. L'acqua dolce ha un peso specifico minore dell'acqua di sale, dell'acqua salata, e quindi galleggiavano. E allora questi tubi, diciamo così, messi in una certa maniera, davano luogo a uno specchio d'acqua dove ci fosse tranquillità e non ci fossero le onde, perché naturalmente non potevamo fare dei moli e andare a finire giù 34 metri, 35 metri per diciamo, fissarci sul buono. Quindi la difficoltà appunto era quella di avere l'acqua tranquilla, e in maniera che anche i turisti che avevano la barca loro trovassero un porto tranquillo, eccoci. Rimini era molto vicina a Bologna, nel senso che stavano facendo allora nel 66, 65 anche, stavano facendo l'autostrada, e quindi si poteva, diciamo così, avere un flusso di persone che approfittassero dell'autostrada. L'idea era di creare un polo turistico, perché infatti anche durante la costruzione, che è durata 1 anno e mezzo, 2 anni, c'era molto interesse da parte di tutta la riviera, e moltissime barche avevano come già obiettivo l'isola che era in costruzione, quindi caricavano i passeggeri in porto e poi dopo facevano il periplo, diciamo così, dell'isola per fare vedere questa novità, eccoci. Quando siamo arrivati al secondo piano dell'isola, si è pensato appunto di fare questa specie di repubblica che doveva essere indipendente, tant'è vero che avevamo scelto l'esperanto come lingua ufficiale dell'isola appunto. E il nome dell'isola era stato fatto perché, diciamo così, le rose in mezzo al mare sono una cosa un po' particolare. Il fatto che io mi chiami Rosa non aveva un'influenza assolutamente di nessun genere. Tant'è vero che il mio stemma è lo stemma dei rosa, è la rosa rossa in campo bianco. Lì invece sono 3 rose, quindi è già una cosa diversa. Perché noi siamo un'antica famiglia, noi veniamo dalla Spagna, con Pietro d'Aragona, del 1400, del 1350 anzi, perché nel 1400 eravamo, il mio avo era il comandante di Porto Urbano a Castelfranco, nostro Emiliano, e poi ci mise agli ordini del Papa, e la zona lì di Panzano, di Castelfranco, è sempre stata abitata da molti rosa, perché il nostro ceppo si era trasferito lì. Ecco. Sì, la Democrazia Cristiana è sempre stata contraria, anche perché c'era gente che diceva che avremmo fatto una casa di prostituzione, delle idee ce n'erano tante, e quindi i religiosi sono sempre dei bacchettoni, ma noi non abbiamo mai pensato a fare un casinò o a fare una casa di prostituzione, assolutamente. L'obiettivo era, per quanto ancora molto, diciamo, emblematico, però era di fare un ristorante, forse un albergo. Quindi addirittura hanno detto che c'erano dei sommergibili della Russia che ci tenevano un bordone e facevano la guardia all'isola. Sono cose, si sì, lasciavano il tempo che trovavano, no, appunto, ma delle chiacchiere ne ha fatte tante.
Naturalmente c'è stato chi ne ha approfittato per fare di una cosina così, fare una cosa gigante. Sì, realmente pensavamo di invadere l'Italia, sa. Adesso a distanza di tempo posso dire. E non eravamo più italiani, eh beh certo, era proprio fatta apposta per eliminare l'Italia, quindi da quel lato lì era tutto, e forse è stato quello che ha urtato il signor Taviani. Taviani era il ministro degli interni e mi hanno detto appunto che era ossessionato da questa isola. Senza dire niente, il 25 giugno del 68 la Guardia di Finanza, la Polizia Politica, i Carabinieri andarono con un mucchio di pilotine intorno all'isola e poi non lasciarono neanche salire me, che ero il proprietario, quindi sì, addirittura un atto di forza, cercai di andare sull'isola ma non mi lasciarono andare. Ma non solo, ma quando c'è stato l'accertamento tecnico preventivo, perché eravamo ricorso anche al tribunale, addirittura mi domandarono i documenti, quando io ero ben conosciuto come titolare dell'isola. Questo per dire la burocrazia come è fuori. Adesso a 40 anni di distanza posso dire che sì, realmente c'erano tutte e due le componenti, eccoci, perché il sogno di libertà era molto forte e l'investimento era, invece di comprare delle case e affittarle, farne una speciale non era male, eccoci. Lo dico sinceramente, dopo che capii che non c'era possibilità di salvare niente, ho lasciato perdere, buonanotte, mi sono dedicato alla professione, era l'unica cosa che mi rendeva, eccoci, che sinceramente sanavo un poco la delusione, diciamo, il sentimento di libertà mi conduceva per mano. Ma poi, visto il risultato, ho lasciato perdere, ho badato a fare la mia professione e grazie al cielo sono riuscito, perché insomma non è che lasci proprio a mendicare il figliolo, quindi non. Ma io ho sempre cercato di mettere in funzione tre cose. Prima di tutto lavorare, perché a me piace il lavoro e quindi. Secondo, andare con le ragazze, con le donne e mangiare, perché io sono una buona bocca, sono un bolognese da questo lato lì e sinceramente diciamo così, la mia vita è scorsa su questa, però il tempo era sempre così poco che purtroppo non potevo sfruttare. Sento ancora il desiderio di essere libero, ma l'esperienza purtroppo di questi altri 40 anni non mi sprona nessun futuro, ecco. Ho già il mio posticino in Certosa, c'è la tomba di famiglia per 9 posti, che già mi hanno detto che 2 me li vogliono portare via, non so perché, ma comunque ci sono dentro 3 cadaveri, quindi c'è mia madre, mio padre e mio zio, quindi. C'è posto anche per lui, senza i 2 posti che voglio portare via. Ma no, perché ha tirato fuori che non si riesce ad arrivare nell'ultimo strato se non si passa dai primi 2, quello è giusto. Ma tanto una tomba, quindi non è che la gente si muova o venga, quando le mettono giù e buonanotte. Fra 200 anni nessuno si ricorderà più di Giorgio Rosa, assolutamente. Anche se su tutte le mie proprietà ho fatto scrivere in greco Kai Todeg Orgurodu, anche questo di Giorgio Rosa, perché così faceva Fucilide,
Io vengo dal classico, come vi ho detto, e tutte le mie case, tutte le mie proprietà recano la sigla in marmo, Caetode e Orgurodo. È così un po' pazzo, è sempre stato Giorgio Rosa, eh? Se no poi non avrebbe fatto l'isola. Sono andato con mio padre, che era ufficiale dell'esercito, a visitare l'incrociatore Zara. Bel incrociatore, 10.000 tonnellate, me lo ricordo ancora benissimo, eccetera. Beh, dopo 15-20 giorni fu silurato. Beh, volete dire? Beh, ma questo è niente, con una gita dell'Automobile Club andiamo a Genova, andiamo a visitare l'Andrea Doria, una gran festa ci fecero, vinsi anche un premio, vinsi una macchina fotografica, una cosa che ricordo bellissima, questa nave era fantastica, eccetera. Beh, dopo poco non mi va giù l'Andrea Doria vicino. Ho detto basta, sulle navi è meglio non... Per grazie al cielo invece mentre facevo l'isola non è successo niente di drammatico. Ma sinceramente io si vede che con le navi grosse non andare mai a visitare quella nave che è più grande del mondo. Perché se no anche quella corre dei pericoli abbastanza evidenti.